Ciao a tutti e benvenuti a questa prima parte di questa serie di video, di brevi tutorial che vi permetteranno di approcciare e praticare il canto armonico. Innanzitutto, che cos'è il canto armonico? Per canto armonico intendiamo quella tecnica che ci permette appunto di cantare gli armonici, cioè quei suoni, i suoni più puri che esistono in natura. Ogni suono che noi sentiamo ci pare uno, in realtà è il risultato di una serie di suoni che escono contemporaneamente, verticalmente, uno sopra l'altro. Usando i muscoli articolatori andiamo a scomporre questi suoni, nel caso del suono vocale, andiamo a scomporre un suono vocale, ecco che d'improvviso sentiamo altri suoni venire fuori. Quelli sono proprio gli armonici. Gli armonici, per usare una metafora, possiamo paragonarli a quello che avviene, ai colori che compongono il raggio di luce bianca. Noi vediamo un raggio di luce bianca, ci sembra uno. Questo raggio, passa fortunatamente attraverso una goccia d'acqua ed ecco che la goccia d'acqua scompone questo raggio in tutti i colori che lo compongono. Così avviene con la nostra voce. Il suono ci sembra uno. Andando a scomporre con i muscoli articolatori, ecco che cominciamo a sentire gli armonici che compongono questo suono. E cominciamo dalle basi. Questo primo appuntamento, attraverso questo primo appuntamento ci tengo a chiarirvi le basi, darvi i primi esercizi per cominciare a praticarlo. Primo esercizio per praticarlo, è questo. Teniamo lungo un suono, partiamo dalla vocale U e lentamente arriviamo alla I. Proviamo. Per i non cantanti questo può essere già un esercizio abbastanza difficile. Quello che si tende a fare molte volte erroneamente è lentamente, la zona che noi ci interessa è quella in cui non siamo più U e non siamo ancora I, dove appunto vengono fuori, sono udibili gli armonici. Quindi molto lentamente, molto lentamente. Piccolo aiuto per tirare fuori maggiormente, rendere maggiormente udibili gli armonici è nasalizzare il suono vocale che stiamo facendo. Può essere buono utilizzare anche i muscoli facciali. Arricciamo un po' il naso, l'armonico ce lo immaginiamo che sorga qua proprio sopra il labbro superiore e sotto il naso. Se avete comunque sempre difficoltà ad attaccare l'armonico, farlo sentire. Un altro modo buono per arrivare a farlo suonare può essere questo. Con una vocale a vostro piacere, chiudete e aprite la bocca con la M. Una volta che agganciate l'armonico, andate alla U, I, U, I, U. Il tutto deve avvenire il più lentamente possibile. Il canto armonico è un canto che si sviluppa con lentezza, quindi molto lentamente. Cerchiamo di essere il più chirurgici possibile nel passaggio articolatorio, nel tragitto che ci aspetta dalla U verso la I, molto lentamente. Quello che stiamo cominciando a praticare ora si chiama canto armonico a una cavità. È stato così definito da Trang Quang Ai, grandissimo maestro di canto armonico, che ha appunto delineato bene i due modi per produrre armonici, che è a una cavità e a due cavità. Due cavità lo vedremo. Questo è il primo approccio verso il canto armonico a una cavità. Allenatevi, fate il tutto con molta lentezza e a breve registrerò il nuovo tutorial per proseguire in questo percorso. Se vi interessa, se trovate utile quello che sto facendo, potete lasciare un commento qua sotto, andare a visitare il mio sito oppure la mia pagina Facebook, Luca Fattori. Grazie intanto.